Rapine a mano armata e sequestro di un'intera famiglia impennata di reati predatori, grave stato di degrado, rapine, furti, lo spaccio di droga. Comunque parleremo anche di rapinatori, episodi di vandalismo, di rapinatori che aggredivano per strada le vittime specializzati in rapine, seminare anche terrore di giorno e di notte. Allarme criminalità. Guardie e ladri, cominciamo subito con la domanda. Parliamo di sicurezza, di percezione della sicurezza, ma anche di un'evidente escalation di reati di tipo predatorio. C'è un'escalation di reati di questo tipo oppure. A me non pare una percezione. Personalmente mi vergogno di parlare di percezione. La percezione non può essere, non si può parlare di percezione. Ma direi che non si può parlare di percezione. Innanzitutto credo sia irresponsabile continuare a parlare ancora oggi di percezione. Gli altri due ospiti rivendicano la possibilità di litigare anche loro. Il problema è che gli appartenenti alle forze dell'ordine sono ridotti ai minimi termini. La diminuzione delle forze di polizia è evidente. Il territorio non è più controllato come avveniva anni fa. L'assenza di controllo del territorio. Rafforzare la presenza sul territorio. Dico sempre le solite cose. Credo che sulla giustizia e sulla sicurezza, alla fine, la distinzione non sta nell'ideologia, destra, destra o di sinistra. Il reato di immigrazione clandestina non è stato depenalizzato. Non dovremmo fare mai distinzione tipo geografica. Non solo gli extracomunitari, No, ma no, ne anche parliamo. europei che vengono da paesi dell'est. Allora, ho fatto il poliziotto per tanti anni, c'ho anche due fratelli che fanno il poliziotto. Vi posso assicurare che veramente demota. Se per caso la signora si difendeva perché aveva una pistola, finiva sotto processo la signora, se per caso interveniva un poliziotto o un carabiniere nell'arrestare criminale, il rapinatore, magari lo prendeva un attimo male, finiva sotto processo il poliziotto per il reato di tortura, che è un'altra cosa che sono inventate questi geni. Che poi il vero tema è che qui, per esempio, siamo a due passi dal Duomo e spesso sembra di essere in assoluta periferia. Sulla politica della sicurezza e della giustizia, diciamo, noi siamo andati d'accordo a fasi alterne in questa legislatura. Alcune leggi le abbiamo votate insieme a Fratelli d'Italia e insieme alla Lega. Altre leggi invece le abbiamo votate insieme a Forza Italia. Se ci mettiamo a dire chi è che cosa, più vicino a destra, a sinistra. Sentiamo anche potere al popolo, norma. La sicurezza è assolutamente più complesso. Anzitutto va detta una cosa: noi che stiamo nelle strade, le viviamo, sappiamo che ci fanno un sacco di propaganda sulla questione della sicurezza. E l'esempio lo faccio sui dati che vengono posti in questo momento. Se uno prende i sondaggi, ma sto parlando di Demos e ad esempio dei centri studi legati all'ANCI, i reati è 40 anni che diminuiscono e nel dettaglio diminuiscono quelli contro la proprietà e quelli legati alla violenza. Sto fermo restando che i reati esistono, quindi solidarietà alle vittime. Il problema per esempio di Via dei Servi, del centro, è il fatto che è diventata una Disneyland in cui ognuno fondamentalmente ci viene, fa profitto e non sente nessuna responsabilità verso quello che è intorno a sé. Questo è quello che succede. I proprietari dei locali ora sotto accusa sono irresponsabili perché non sentono nessuna responsabilità verso il centro. Ma non lo sente neanche l'amministrazione comunale che fondamentalmente la fa attraversare da speculatori, distrugge la vita collettiva e comunitaria. Come risolvere, come affrontare la questione? Noi al contrario, per esempio, abbiamo uno spazio che stiamo gestendo, ci facciamo iniziative culturali in via degli Alfani, abbiamo difeso le case popolari, noi difendiamo la presenza dei fiorentini nel centro che il PD sta buttando fuori per garantire solo il profitto. È da qui che si affrontano i problemi sociali. Dallo spray al peperoncino, agli sgomberi, alla richiesta di nuovi agenti. Però ci sono tanti sindaci che per dare retta ai discorsi sulla percezione, a non fare troppo gli xenofobi, si peritano a chiedere più forze di polizia sul territorio. Questo che una politica seria dovrebbe innanzitutto preoccuparsi e mettere in cima all'agenda delle priorità. E quindi voglio dire, su Firenze, il sindaco Nardella, io ne sono testimone, si sta impegnando. I carabinieri hanno messo in atto una maxi operazione con oltre 60 militari impegnati, 20 mezzi, unità cinofile e un elicottero che ha portato all'arresto di due baby push. Alla fine, non è cambiato assolutamente niente. Non è cambiato praticamente nulla. L'incertezza, l'insicurezza, la percezione della sicurezza. Sicurezza, 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 sicurezza. Questa sicurezza. Bisogna andare invece a vedere qual è il problema reale delle cascine, cioè un
uno spaccio di droga incontrollato, una zona lasciata completamente a se stessa. Mandiamoceli qua tutti i giorni con un presidio fisso, gli spacciatori dovranno cambiare zona e andranno a cercare dove si sposteranno. Chiaramente la questione dello spaccio va affrontata. La faccenda è che di tutto quello che si è sentito stasera non si analizza perché succedono certe cose. Cioè sembra che all'improvviso c'è un'ondata di spacciatori, un'ondata di alcolizzati, un'ondata di violenti che si distribuisce nelle strade all'improvviso. E questo è il passaggio che manca, cioè perché succede queste cose? Ma se uno va a vedere tutti gli studi fatti, ma tutti, su questo veramente posso portare anche tutti i dati se serve, di insicurezza, la prima insicurezza vissuta è quella economica. L'imbarbarimento della nostra vita è legato al fatto che c'è un imbarbarimento delle nostre condizioni materiali di vita che poi diventano culturali, sociali, della modalità con cui viviamo i nostri spazi. Questo è il problema centrale, ma nessuno gli è venuto in mente di occuparsi del fatto che se c'è lo spaccio è anche perché tanti giovani consumano di nuovo droga, che c'è tanti alcolizzati, e non vogliamo dire che questo non si affronta con gli ordinanti antiregrado o con le ordinanze contro lo spaccio, ma che c'è bisogno di assistenza? Il comune aveva gli operatori sociali fino a 20 anni fa. Poi per 20 anni si è deciso che la soluzione erano le telecamere, la polizia da tutte le parti. A Cascina abbiamo importato l'esercito nel periodo di Natale. Il risultato è stato zero educazione civica, zero sostegno psicologico e sanitario per chi ha problemi con l'alcol e con la droga. Questa è una città in cui una persona, un attacco di panico, è stata ammazzata dalla polizia invece di essere assistita. Quando, mi scusi? Questo è successo, è il caso del Magherino. Ma, bene, bene. Stiamo parlando, una situazione che andava gestita con dell'assistenza e che è stata utilizzata, è stata risolta con la violenza, perché ormai si risolve col militarismo tutto. Proibizionismo e militarismo nella storia hanno solo prodotto mercato nero, aumento dell'alcolismo e soprattutto la militarizzazione in questo momento sta andando non a risolvere i problemi. Siamo arrivati al punto che le ordinanze antidegrado vanno a colpire i senza tetto, togliere le coperte senza tetto, come hanno fatto a Como, non dargli il latte caldo. Moderiamo termini.